Salve Jane. Non è una cosa di tutti i giorni incontrare un'eroina. Stai seguendo uno degli studi più lunghi e approfonditi mai stati condotti su un animale selvatico. Cosa hai imparato sugli scimpanzé ed in particolare su te stessa e sul genere umano? Credo che la cosa più importante che ho imparato è che noi uomini siamo molto presuntuosi a pensare di essere così diversi e superiori agli altri animali. Ed il fatto che gli scimpanzé sono così simili a noi dal punto di vista biologico ci aiuta a capire che non siamo gli unici esseri dotati di personalità, di pensieri razionali e soprattutto di sentimenti. Jane Goodall è la prima donna ad aver dedicato 50 anni della sua vita a studiare e proteggere una specie naturale nel suo ambiente naturale. È una pioniera. Nel luglio del 1960, all'età di 26 anni, si trasferisce a Gombe, in Tanzania, per avvicinarsi ai nostri cugini più prossimi, gli scimpanzé, che hanno in comune con gli umani il 99% dei geni. Queste grandi scimmie, dopo 16 mesi e migliaia di tentativi, alla fine accettano la presenza di Jane. Quali sono le scoperte più interessanti che ha fatto? La scoperta più importante è stata vedere come gli scimpanzé usino gli utensili, una capacità che si credeva appartenesse solo agli esseri umani. La seconda cosa riguarda le loro emozioni, il fatto che provino gioia, tristezza o paura, che siano in grado di dimostrare affetto e compassione verso i loro simili. Ed oltre a ciò ho scoperto un lato oscuro della loro natura. Sono capaci di violenze inaudite, usate soprattutto come strategie di guerra contro i rivali. D'altro canto, sanno anche dimostrare amore, compassione ed altruismo. In particolare, le madri sono capaci di tenerezza verso i piccoli. Il mio momento di maggiore felicità è stato quando Flo, una femmina adulta, ha permesso al suo cucciolo Flint di avvicinarsi. Mi ha guardato con i suoi occhioni e si è allungato per toccarmi il naso. Lì ho pensato, questa sì che è vera fiducia. Nel 1960 viveva in Africa circa 1 milione di scimpanzé. Oggi ne restano circa 100.000, meno del 10%. La deforestazione e la caccia di frodo sono tra le maggiori cause della loro scomparsa. Come possiamo spiegare alla popolazione locale che condivide lo stesso ambiente degli animali e conduce una vita misera il rispetto per la natura? Circa 16 anni fa, quando ne ho capito l'importanza, ero ai margini di un piccolo parco naturale in cui studiavo gli scimpanzé e mi sono resa conto che gli alberi erano spariti e guardando la zona da un piccolo elicottero ho capito che la popolazione che viveva lì era molto più numerosa di quanto lo spazio potesse sopportare ed erano molto poveri. Così ho capito che l'unico modo per salvare gli ultimi scimpanzé era aiutare la popolazione locale a migliorare le loro condizioni di vita in modo sostenibile. Così è partito il progetto Takari, che consisteva nel ripiantare alberi e introdurre colture che avrebbero riqualificato la zona in 2 anni. Abbiamo istituito un microcredito per le donne, così che potessero iniziare piccole attività ecologicamente sostenibili. Abbiamo aperto una scuola per le bambine, così da renderle più responsabili. Le dimensioni delle famiglie tendono a diminuire in tutto il mondo. E migliorare le condizioni di vita era l'unica soluzione. Vuole parlarci del programma che sta portando avanti, dal nome Radici e Germogli? Radici e Germogli è un nome simbolico. Le radici danno solide fondamenta sotto il terreno. I germogli sembrano deboli, ma se illuminati dal sole possono far breccia in un muro. E un muro è il simbolo di tutti i problemi causati al pianeta, sia sociali che ambientali. Quindi diventa un programma di speranza.
Centinaia di migliaia di giovani nel mondo possono abbattere il muro e rendere il mondo migliore per tutti gli esseri viventi. Sarei disposta a morire per trovare fondi, far crescere la coscienza e salvare gli scimpanzé della foresta. Ma se non insegniamo alle nuove generazioni ad essere migliori di noi, a che serve? Che cosa prova quando torna a Gombe, dagli scimpanzé che studia da tanti anni e che ormai sono suoi amici? Ogni volta che torno a Gombe mi ricarico di energia spirituale. Stare nella foresta, risalire i picchi, sedere vicino ad una cascata mi dà la sensazione di pace e stabilità che manca nel nostro pazzo mondo. E poi lì ci sono ancora alcuni degli scimpanzé che ho conosciuto quando ci vivevo. Hanno famiglie che vagano per le colline ed alcuni dei cuccioli che conoscevo mi accolgono come si fa con i vecchi amici. Meeting up with old friends again. Vorrei salutarla come fanno gli scimpanzé. Merci. Grazie di cuore da parte nostra. Le vogliamo bene. Come ha detto Jane Goodall, aprire i nostri cuori agli animali significa aprire i nostri cuori all'uomo. E questo si vede nel suo volto. Quindi parliamo un po' dell'uomo. Abbiamo sorvolato lo Swaziland, un piccolo paese all'interno del Sudafrica. E a guardarli, questi territori sono magnifici. Sembra un paesaggio dipinto, ma dietro la magnificenza del paesaggio si nasconde una triste realtà, l'AIDS. Qui l'aspettativa di vita è tra le più basse al mondo, 33 anni. Sì, avete sentito bene, 33 anni. Nello Swaziland il 42% della popolazione è sieropositiva. Orfani, molti bambini devono badare a se stessi e smettono di andare a scuola. Che futuro c'è in un paese dove il tasso di mortalità supererà un giorno quello delle nascite? Ovviamente un paese così necessita di un aiuto internazionale. Ma c'è una piccola speranza in questo tetro scenario. Gli abitanti dello Swaziland potrebbero offrire un futuro ai propri figli sviluppando un'economia interamente basata sulla salvaguardia della natura, come già avviene in Sudafrica. Ci spostiamo nel KwaZulu-Natal alla ricerca del rinoceronte bianco. Di bianco ha solo il nome e ha la bocca più grande del rinoceronte nero. Il nome è dovuto alla confusione tra la parola olandese wig, che significa selvaggio, e l'inglese white, bianco. Questo pacifico animale è un facile bersaglio per i cacciatori. Se possiamo ancora vederli è dovuto al fatto che più di un secolo fa il primo parco nazionale africano venne aperto qui, a Umfolozi. All'epoca erano rimasti solo 20 esemplari e tutti credevano che presto sarebbero scomparsi. Ma poi è successo l'impensabile. I rinoceronti sono sopravvissuti e si sono moltiplicati. Un successo inaspettato anche per l'uomo che ha dedicato la vita alla loro conservazione. Sono qui con Jan Player e sono davvero felice di essere qui con te, perché sei un eroe tra gli ecologisti. Probabilmente hai salvato il rinoceronte bianco. Quando sono arrivato qui ho visto il rinoceronte bianco per la prima volta, un animale davvero preistorico. Mi sono innamorato di questo animale. Per me era come un fratello. Così ho iniziato a fare delle ricerche e ho scoperto che ne erano rimasti davvero pochi, anche se in passato ce n'erano centinaia di migliaia, da Città del Capo fino a Zambezi. Ma sono stati sterminati per i loro corni e per la pelle. Davanti alla minaccia dell'estinzione, Jan Player per prima cosa si batté per salvare la riserva di Umfolozi, ormai minacciata dai coltivatori. Questa fu la sua prima vittoria. Jan Player era un pioniere.
ideò un metodo innovativo di anestetizzare, catturare e trasportare gli animali. E non è facile catturare un animale di 2 tonnellate. Realizzò qualcosa di inimmaginabile all'epoca. Trasferire rinoceronti vivi in regioni in cui erano stati decimati. Nel giro di 50 anni vennero spostati più di 4.000 esemplari. Considerate che in effetti tutti i rinoceronti bianchi del mondo sono figli dei sopravvissuti di Umfolosi. Hai avuto un amico Zulu molto importante per te. Vuoi parlarci di lui? Era una persona dall'animo nobilissimo. Si chiamava Nakubu Ntobela. Mi ha insegnato tutto. Non sapeva né leggere né scrivere, ma sapeva tutto sulla felpa. Ho imparato da lui come seguire ed ascoltare i diversi uccelli che si sentono nel bush. Alcuni volatili, come l'uccello toro, non si riescono neanche a vedere che volano via. Da questo ho capito che ci sono rinoceronti in zona. È una vera lingua, il linguaggio della savana, e lui me lo ha insegnato. Quando hai iniziato la tua lotta per i rinoceronti, come si comportava la gente con te? Avevamo tanti nemici. Ai mandriani non piacevamo. Mi hanno sparato tante volte. Oggi tutti possiedono zoo safari. Sono pieni di turisti. E hanno fatto un sacco di soldi. Il Sudafrica ha capito il vantaggio economico della salvaguardia della natura. Sono diventati i più grandi esperti nella cattura di grossi mammiferi. È convenuto a seguire l'esempio di Jan Player. E ora le guardie del parco stanno catturando questo maschio di 6 anni sotto i nostri occhi. I metodi utilizzati oggi sono più moderni. L'animale non viene più anestetizzato da un'auto o a piedi come 50 anni fa, ma da un elicottero. Basta una mezz'ora e l'anestetico comincia a fare effetto. Poi la squadra del parco si mette all'opera. Anche oggi un rinoceronte di Umfolosi sarà trasferito in un'altra riserva. Quest'ultima scoperta mi fa pensare che oggi gli animali selvatici non siano più tali. Un chip elettronico viene inserito nel corno per l'identificazione. Oggi ha un codice a barre. Ho fatto il mio primo censimento in elicottero ed erano 437. Oggi si contano 12.000 rinoceronti bianchi e vengono tutti qui. È la storia di un successo. E noi abbiamo bisogno di queste storie. Tutti gli ambientalisti dicevano che non c'era speranza, nessuna speranza, che non ci si poteva fare nulla. Invece no. Se combatti puoi vincere. Ho fatto il mio dovere per i rinoceronti. Ho fatto il mio compito davanti a Dio, per il parco e anche per te, visto che oggi puoi vedere i rinoceronti. Grazie per quello che abbiamo visto oggi. È davvero unico. Agire in favore degli animali gli ha procurato un riconoscimento a livello mondiale. Grazie alla volontà, alla dignità e alla determinazione di Jan Player, il rinoceronte bianco non è più un animale in via d'estinzione. Se avete mai sognato di vivere a contatto con gli animali selvatici, dovete sapere che in Sudafrica è possibile acquistare una riserva e perfino scegliere gli animali che la popoleranno. È davvero straordinario. Se volete comprare dei rinoceronti, un branco di antilopi o perché no qualche giraffa, potete farla a un'asta come quella che si svolge qui alle Falali, nel nord del Sudafrica. Siamo a 100, chi offre di più? 150 per il signore. Oggi abbiamo 84 lotti in quest'asta, tra cui 320 capi di selvaggina e una varietà di 12 specie. Allora signori, chi offre di più? Chi sono i compratori? Per la maggior parte proprietari di riserve private che desiderano acquistare qualche animale in più. Le aste sono sempre molto interessanti, ma in questo momento sono interessata a comprare zebre o giraffe. Siamo interessati agli impala perché vogliamo allevarli.
Stamattina gli acquirenti hanno speso più di 2.000 euro per ogni giraffa, 600 euro a zebra e 500 a impala. In totale, 20.000 animali africani sono venduti così a ranch privati. Siamo a Wattenborg, nel nord-est del Sudafrica. È qui che si trovano le più belle riserve private del paese. Alessandro Balestri è un uomo d'affari italiano e la sua riserva si estende per oltre 5.500 ettari. La sua proprietà accoglie tra i 1.000 e i 1.200 animali, zebre, giraffe e perfino rinoceronti, tutti acquistati all'asta. Diventi immediatamente appassionato e coinvolto. Ti senti come un bambino. Vedi un rinoceronte e ti dici: posso davvero comprarlo? Posso portarlo a casa? Alessandro ha una coppia di rinoceronti. Dopo diverse ore passate sulle loro tracce, ha la possibilità di vivere momenti come questo. Ogni volta che li vedi, hai delle sensazioni diverse. È strano, ma è così. Dipende da dove li incontri. Ogni volta è diverso. Quel maschio è forse uno dei più grossi che abbiamo in Sudafrica. Avrà un corno di circa 90 centimetri. E quando parliamo di grossi maschi, intendiamo con corni di 75, 80, 83 centimetri. Lui è davvero grosso. Uno dei più grandi qui. Questo rinoceronte varrà circa 100.000 euro. Un animale selvaggio può essere considerato un bene che necessita di cure giornaliere. Quintus è il capo dei ranger della riserva. Si occupa degli animali. Stamattina sta controllando un'attrezzatura fondamentale, la recinzione. Andiamo in perlustrazione una volta alla settimana. Sono circa 42 chilometri il perimetro della tenuta. E la sua manutenzione è importante perché trattiene gli animali e protegge la riserva. Ma come tutti i miliardari che hanno realizzato il loro sogno, Alessandro è ormai deciso a vendere. E per questo ha contattato la più famosa agenzia del paese. Ora non vi resta che conoscere il prezzo di questo paradiso. Questo ranch è in vendita per 80 milioni di rand, 8 milioni di euro, ed è un prezzo basso rispetto alla quantità di terreno. La vendita dei terreni si aggira sul valore di 12.000 rand per ettaro, quindi 60 milioni sono solo il valore del terreno, immaginate nella vastità. Il resto va diviso per gli animali e quelli della riserva varranno sui 4 milioni e mezzo. Il resto va distribuito tra i veicoli, gli edifici e il valore delle ristrutturazioni. L'acquirente dovrà essere una persona speciale, perché deve essere interessato alla salvaguardia degli animali, amare la fauna e la natura e, insomma, un cliente molto speciale. Senza questo tipo di clienti, la maggior parte degli animali della regione sarebbero scomparsi. La natura selvaggia ormai è un vero e proprio affare. Ma la cosa non mi sconvolge, se è il prezzo da pagare per la salvaguardia delle specie animali.